mio primo amore in fotografia si è chiamato Canon. E Canon è stato un sistema strepitoso, io devo dire. Canon ha sempre avuto dei colori stupendi, un'altissima affidabilità, un'ampiezza di gamma che poteva coprire tutto. Poi ad un certo punto hanno cominciato a fare anche accordi con altre case, come per esempio Sigma, e quindi in qualche maniera si è ancora di più ampliata poi quell'ampiezza di gamma. Canon è stato per me fantastico. Ho iniziato con Canon scegliendola tra, appunto, nei confronti di Nikon, proprio per il colore, e stando con i piedi per terra, che non sarei mai riuscito ad arrivare ad una Leica. E quindi bene ho pensato poi, quando ho ricominciato, di avere questo sistema. Io mi presento, sono Francesco Verolino. Come al solito non posso fare a meno, vi chiedo il like preventivo, perché un like preventivo è qualcosa che in un secondo momento si può sempre eliminare. Se io non chiedo, se non vi piace il contenuto, se non siete iscritti, iscrivetevi. E quindi Canon, primo amore. Poi il secondo amore, quello della maturità, è stato Panasonic, ma il primo amore Canon. Primo amore Canon, nella consapevolezza che Canon per un periodo di tempo ha deciso di non entrare in un mercato che era quello del mirrorless. Io ho sempre visto un po' le reflex digitali come un adattamento di un qualche cosa di analogico al digitale, cioè come quasi prendo una macchina che so che funziona bene nell'analogico, e quindi a pellicola, cambio la pellicola e metto il sensore, ma è fondamentalmente la stessa macchina riadattata. Questo per me è stato sempre il mondo reflex. E invece, quando ho avuto per le mani in mano per la prima volta un Olympus micro 4 terzi digitale, macchina che non ho acquistato, io ho avuto proprio la netta sensazione che si parlava del futuro, cioè proprio la netta sensazione che quello che avevo in mano in quel momento sarebbe stata qualche cosa proiettata nel tempo. Ora Olympus ha tirato fuori la prima M1 nel 2013, è stata probabilmente una delle prime mirrorless in generale, forse qualche altra cosa c'era prima, ma una macchina che nasceva proprio per il digitale, quindi mirino digitale e evidentemente questo display con il live view, quindi la macchina viene riconcepita completamente. Questo mondo del mirrorless è un mondo nel quale Canon in qualche maniera è voluto entrare tardi. Lo ha fatto, non so per quale motivo, ha fatto prima un tentativo con la serie M, però le sue macchine professionali che erano stabili nel mirrorless sono entrate lentamente. Io ho aspettato una delle prime, che è stata la Canon EOS RP, che è una full frame digitale, e quel mondo effettivamente, devo dire, ho avuto la 6D e poi la RP, ho visto un universo differente. Noi oggi parliamo dell'R10 e dell'R7 perché sono due corpi APS-C, quindi leggermente con un fattore di crop maggiore di 1.6, nel mondo Canon, che in qualche modo con queste due ultime macchine, una sostitutiva della 7D e un'altra della 90D, arriva a completare una gamma nel mondo mirrorless. E questa cosa succede proprio perché negli ultimi anni, dopo i primi due tentativi assolutamente positivi, che sono proprio EOS RP ed R, poi genera una serie di corpi come la R5, la R6, la R3 per il mondo full frame, semi professionale e professionale, e poi la R7 e la R10 sempre per il mondo, ritengo, professionale o semi amatoriale, con sensori strepitosi, perché i sensori Canon sono effettivamente eccezionali. E soprattutto quello che trovo che sia eccezionale è la scienza del colore Canon, partendo ovviamente sul percorso RAW e poi JPEG. Quindi se partiamo da lì, e quindi non dei filtri come può essere nel caso di Fuji, delle simulazioni di pellicola di Fuji, quando parliamo di Canon parliamo per me del top della qualità del colore. Infatti ritengo siano molto amate effettivamente dai professionisti proprio per questo motivo. Io impazzisco per il rosso Canon, per esempio. Questa ampiezza di gamma dei corpi ovviamente è corrisposta nel tempo, più o meno dal 2018-2019, ad una serie di lenti proprio del sistema RF, quindi specializzate nell'ambito del sistema, che poi era per mirrorless.
appunto il sistema R, e oltre ad adattare evidentemente ottiche della serie L, hanno sicuramente investito nel miglioramento di quelle che erano le ottiche L, e quindi siamo oramai alla, quasi possiamo dire, alla terza generazione di ottiche migliorate ed ottimizzate sotto tutti i punti di vista, devo dire messa a fuoco, che sono eccezionali. Hanno inserito sistemi di stabilizzazione, hanno migliorato il comparto video, hanno creato una serie di miglioramenti che per chi cerca determinate cose c'è di sicuro. Addirittura poi ora, con una delle macchine che è mancate di più nell'ultimo momento, è stata proprio la 7D, perché nel mondo mirrorless non c'era un APS molto professionale, quindi con un sensore di altissimo livello che permetteva un fattore di crop, e quindi io nella fotografia sportiva, se metto un 200 ho dall'altro lato un 320, quindi voi capite che il fattore di crop in molti casi può essere importante, senza andare a perdere però definizione, perché comunque ha un sensore di 32 megapixel. Quindi macchina ultra professionale, la dimostrazione che non è la dimensione del sensore a determinare quello che poi deve essere la professionalità o meno di una macchina, dipende molto dall'uso che se ne va a fare. E quindi, primo amore, io devo dire, se dovessi dire cosa c'è nella mia lista dei sogni, direi sicuramente una Canon. Direi tra tutte quante, per quello che è il mio utilizzo, di una R6, perché adoro il fatto che abbia un sensore da 20 megapixel, che quindi è un sensore che regge bene gli ISO, anche se ha una stabilizzazione che ritengo non sia al pari della stabilizzazione delle Panasonic, e questo da un lato vuol dire molto, ma è una macchina che oltre a piacermi proprio esteticamente, poi mi comporterebbe dei problemi sicuramente, perché tutto quello che è il comparto lenti invece è molto pesante. Allora, quando dice sì, ma comunque per il sistema mirrorless ci sono lenti che sono leggere, io ho sempre avuto un po' il dubbio che una lente leggera potesse garantire una qualità elevata, e fondamentalmente tutte quelle che ho provato fino ad ora sono state lenti eccezionali, penso per esempio alle Sigma per Canon, ma erano tutte quante molto pesanti, e poi ad una certa età si comincia a pensare alla praticità. Io non credo, per esempio Sony con i suoi sistemi che prevedono anche ottiche leggere possa alla fine avere una qualità che trovo io per esempio nelle lenti Panasonic, Panaleica, e quindi ho sempre pensato poi a questa cosa. Fatto sta che Canon è entrata tardi su questo mercato, probabilmente ha commesso un errore sia Canon che Nikon, che è stato quello appunto di far entrare per esempio Sony, che non doveva, che ha giocato invece sul fatto di fare le prime mirrorless full frame, quindi ovviamente lì ha sfondato una porta aperta, è entrato poi in quello che aveva il mercato. Canon questa esigenza non l'aveva, e quindi è entrata un attimino più lentamente, con macchine che sono però allo stato attuale io ritengo decisamente al di sopra di quella che è una media, e anche dal punto di vista dei prezzi io devo dire sono tutte allineate. Canon ha fatto un bel lavoro, da qui il titolo poi, perché brava Canon, sì, si completa con R7 ed R10, ma per me brava Canon già quando genera l'R5 e l'R6, non perché la RP e la R non siano valide, ma perché R ed RP è come se fossero stati due test del mercato, e due test per comprendere poi il mercato cosa vedeva in Canon che si muoveva su questo, in questo mondo. R5 e R6 sono i mercati, sono invece le macchine della maturità in quella tecnologia mirrorless, R3 iper professionale ancora di più. R7 ed R10 sono macchine professionali con utilizzi comunque differenti, o semi professionali con utilizzi differenti. Io quello che trovo bello di un sistema che poi, ecco, pensiamo al professionista o all'amatore che vuole avere per esempio due corpi, io potrei pensare di avere un R6 e un R5 contemporaneamente, avere delle performance differenti sulle due macchine, leggermente differenti, ma la stessa scienza del colore, quindi gli stessi menu. Addirittura potrei pensare di prendere, come avevo io prima, una full frame e una APS-C, e quindi di avere da un lato
un 200 mm che corrisponde a 320 e dall'altro lato un 200 mm che fa il lavoro del 200 mm. Però questa cosa mi dà molta flessibilità in un corredo e quindi in molti casi con poche lenti, facevo il caso per esempio di un 85 mm che quando lo montavo su la mia M5, gloriosa M5, lenta come poche altre, quando lo montavo su M5 avevo dall'altro lato un 135 mm, che era una lente che non avrei mai comprato, però l'avevo e quindi completava un po' in questa maniera. Ora, a me non piace fare confronti perché sono marche che nascono in maniera differente, cioè brand che puntano su degli elementi differenti, sempre per quel famoso discorso della segmentazione del mercato. È nella lista dei desideri, lo comprerei? No, per me resta sempre nella lista dei desideri, poi può esserci una donazione, non lo so di chi, però resta nella lista dei desideri, perché per quelli che sono i miei utilizzi, amando pure Canon in quella maniera, ma non va bene proprio per il peso, quindi io devo pensare a delle soluzioni che sono tendenzialmente differenti, e quindi Panasonic con i suoi sistemi, Panasonic con le sue lenti che sono per micro 4 terzi leggere ma professionali di qualità eccellente, con una scienza del colore che è meno, devo dire, luminescente rispetto a quella di Canon, ma che ha quella profondità di colore che a me piace molto al pari. E quindi non è un ripiego, ma è la soluzione giusta per quello che io devo andare a fare. Poi forse le cose sono strane, anche se quello lo vedo come un sistema professionale, la mia attività hobbistica forse la farei con Canon, ma io quando sto per strada non lo so, credo di dover avere delle caratteristiche di attrezzatura di un certo tipo. Per me oramai è poco hobby, molto lavoro, e quindi molto lavoro dal punto di vista della ricerca. Io prendo una serietà, ogni scatto in una maniera esagerata, non lo prendo più con leggerezza, quindi mi rendo conto che questo è anche un problema, seppure mi diverto sempre. Però ecco, se devo scendere a fare le cose serie, io so che ho il sistema per fare cose serie, e poi mi piacerebbe avere un sistema un po' come giocare, no? Un po' come il ragazzo che ha il computer per lavorare e la PS5 per giocare. La mia PS5 sarebbe Canon, quindi immaginiamoci un po' com'è strano il mondo che si può vedere in maniera così differente. Dice, ma come tu, scusami, dici che quello che è un sistema professionale lo prenderesti come PS5? Devo dire la verità, sì. Comunque, torniamo a noi. Qualità altissima, sono molto molto contento per Canon, brava Canon. Un'unica pecca è il sistema di stabilizzazione che ancora non è performantissimo, e questo comporta secondo me un po' di problemi. E poi questo fatto che scalda 60 frame per secondo con secondo 4K, una cosa un po' antipatica, però voglio dire, siamo ancora agli albori di un mercato, di una fase, di un'era. Tutto questo migliorerà nel tempo, quindi sappiamo anche che con un cambiamento firmware vanno a togliere le ultime sbavature. E niente, allora abbiamo parlato anche di una cosa differente, ma di una cosa che a me piace, che è appunto un brand potente. Ragazzi, a prestissimo, altri contenuti e forse un altro ce ne sarà pure domani. Ciao ciao.